Io ho provato a fare un'analisi un po' della catalogazione delle opere sue, non per questioni proprio di per un mero elenco, ma proprio per riuscire a capire com'è stato per lui comporre per dei gruppi da camera relativamente distinti. Allora, innanzitutto bisogna considerare che i tipi di forme compositive classiche di musica da camera che vengono considerate quelli emblematiche sono il trio e il quartetto. In particolare il trio con pianoforte, fatto da violino, violoncello e pianoforte, e il quartetto d'archi con due violini, viola e violoncello. E Brahms ha scritto rispettivamente tre trii con pianoforte e tre quartetti d'archi. Quindi già questa è una cosa importante, perché lui si è dedicato a dei gruppi di musica da camera che erano quelli considerati, diciamo, di riferimento per il periodo classico, e questo è avvenuto durante diciamo, appunto, il periodo classico, quindi con Mozart e con Beethoven. Se bisogna scrivere un quartetto, il quartetto è d'archi; se bisogna scrivere un trio, il trio è con pianoforte. Per quale motivo? Probabilmente per il fatto che la scrittura armonica richiede, per come si è evoluta, una certa densità, e quindi se abbiamo solo due strumenti ad arco, violino e violoncello, mettiamo un pianoforte che ha una capacità armonica diciamo ovviamente superiore agli altri due strumenti, mentre se ci rivolgiamo solo agli archi, se ne abbiamo quattro, riusciamo a scrivere un'opera che abbia una certa completezza, anche appunto principalmente intendo armonica. La cosa interessante è che però Brahms in questo tipo di composizioni in un qualche modo potremmo dire che cerca di sperimentare. Infatti lui scrive tre quartetti con pianoforte. È un buon numero, pensiamo Schumann ne ha scritto per esempio uno solo, Dvorak ne ha scritti solamente due, quindi anche se diciamo tre sono pochi, in questo tipo di contesto è un certo tipo di attenzione. Come vengono considerati questi quartetti? Allora, è interessante il fatto della scrittura, non è, che ne so, un trio con pianoforte a cui ha aggiunto una viola, non è questo, e non è nemmeno un quartetto d'archi in cui ha sostituito col pianoforte il violino. Un altro tipo di formazione che è stata abbandonata dopo il periodo classico era il trio d'archi, appunto violino, viola e violoncello. E questo per il fatto che fino al classicismo questi tre strumenti potevano essere sufficienti per un certo tipo di svolgimento melodico e armonico. Poi appunto c'è stata una necessità proprio di, mettiamo il periodo romantico, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, di avere una scrittura più densa, quindi è stato abbandonato il trio d'archi in favore del trio con pianoforte e del quartetto d'archi. Brahms decide di riscoprire questa forma e in pratica prende il trio d'archi e lo arricchisce di un pianoforte. La sua scrittura è interessante perché il trio d'archi è contrapposto al pianoforte, in certi momenti sembra quasi un pianoforte solista accompagnato da una ristretta orchestra fatta dagli archi, e diciamo molto spesso quando gli archi non riescono a riempire suonano tutti insieme in una maniera quasi corale. Quindi il suo modo di approccio è molto interessante proprio visto in questo tipo di panoramica. Sì, ci sono alcuni che ritengono che di per sé Brahms è rimasto non completamente soddisfatto delle possibilità del quartetto d'archi, ed è per questo ha cercato di ampliarle con il quintetto e con il sestetto. Quintetto, lui ha fatto un quintetto con pianoforte, che significa quartetto d'archi più pianoforte, quindi ha implementato anche il quartetto d'archi. E poi ha provato a fare tre quintetti per soli archi, in cui praticamente, oltre ai due violini e al violoncello, ha aggiunto un'ennesima viola, quindi cercando di aumentare le possibilità del gruppo nella zona medio-bassa. Questo ci può far capire appunto anche il suo carattere, questo tipo di, lo dico sempre in senso buono, densità e pesantezza della sua scrittura. Non ha aggiunto un violino, ha aggiunto una viola, per intenderci. E poi appunto ha fatto due sestetti per archi, in cui ha raddoppiato tutto, due violini sono due viole e due violoncelli. Ho dimenticato il due davanti al violoncello. Scusa, ho fatto qualche errore. Progressivo o è sbagliato? Progressivo.
Dump progressivo. Il progressivo. Vabbè, c'è una cosa... No, è una battitura, sì, sbagliata. I due sestetti per archi sono un raddoppio del trio, quindi due violini, due viole e due violoncelli, ma contemporaneamente sono ancora un approfondimento del suono del quintetto, dove dopo aver aggiunto una viola aggiunge ancora un violoncello. Poi bisogna dire che questo è avvenuto nella vita di tanti compositori, ha avuto la fortuna di conoscere questo clarinettista, Michael Mühlfeld, il quale era un grandissimo virtuoso nella Vienna d'allora di questo strumento, e quindi, prima ho segnato i due, e quindi praticamente ha fatto anche delle composizioni in cui in maniera anomala era presente il clarinetto, per esempio un trio per clarinetto, violoncello, pianoforte, quindi clarinetto al posto del violino, e un quintetto con clarinetto, quartetto d'archi unito al clarinetto. Vi è anche una produzione, che è quella di cui parliamo anche oggi, che è quella dei Dui, praticamente strumento ad arco che viene accompagnato dal pianoforte, diciamo, o viceversa, perché i due strumenti sono a pari livello. Quindi le tre sonate per violino e pianoforte, più la sonata Fae, due sonate violoncello e pianoforte e, grazie a questa amicizia, anche due sonate per clarinetto e pianoforte, che vengono eseguite anche con la viola, perché l'estensione dei due strumenti è sostanzialmente analoga. Quindi, ma è una, diciamo, una seconda versione. In tutta questa panoramica, voi spero che si sia diciamo, percepito il fatto che c'è una decisione di intensità di suono e contemporaneamente anche un voler veramente approfondire la scrittura per archi. Per questo questo è il preludio alla sua scrittura per sinfonia. Io vi ho messo la frase sopra, infatti. Arnold Schoenberg, nel saggio Brahms il progressivo, riconobbe a Brahms una straordinaria abilità nell'aprire le forme classiche a nuovi orizzonti. Sosteneva che il compositore, il classicista, l'accademico, fu un grande innovatore della sfera del linguaggio musicale, quindi non un epigono, ma un rigeneratore dei modelli classici. Brahms ha messo del suo nelle forme che ha utilizzato, ha provato anche a sperimentare nella scrittura, però contemporaneamente si basa su delle forme che sono assolutamente classiche. Nella Vienna di quel periodo la cosa fu assolutamente molto apprezzata.